Bentornati a Zoom In, bentornato all'ospite di oggi, Enrico Melozzi. Ciao a tutti. Ecco ciao a qui. Tutti, grande. Vabbè, allora, abbracciamoci e vogliamoci bene. E vogliamoci bene, come hai detto tu. Allora, Enrico, è un po' che non ti si vedeva, un po' che non ti si vede a Teramo, però ultimamente, diciamo che negli ultimi 2-3 mesi, qualche polemica, come al solito, non ti è mancata, no? Perché... te la sei presa anche con quelli del volo. Ma no, ma io mica me la sono presa con quelli del volo. In realtà sono quelli del volo che saranno sorpresi un po' con tutta la nazione, diciamo, perché essere ancora etichettati, rappresentati, a rappresentare l'Italia con il mandolino e la lirica non lirica, già l'abbiamo visto, no? Già è un fenomeno non nuovo, non è una novità. C'è stato Bocelli, ce ne sono stati tanti altri di cantare, abbiamo avuto Mazzocchetti. Però hanno vinto Sanremo. Vabbè, va benissimo, Sanremo si sa, io tutti lo sanno, non è che Sanremo lo vinci sempre per questioni di merito, eh. A volte si vince Sanremo anche per un'ondata di... Scusa, quest'anno chi avrebbe meritato secondo te? Ma a me è piaciuto moltissimo il pezzo di Masini, per esempio, perché l'ho trovato un pezzo maturo di una persona che, sparita per 20 anni dalle scene, si è ripresentato diverso, maturato. Abbiamo visto una persona, mentre invece Neck è sparito pure lui per 20 anni ed è ritornato uguale identico, sembrava che l'avevano congelato, l'hanno scongelato qualche secondo prima della performance, uguale, un pezzo molto simile, stesso errore che ha fatto anche, come si chiama, c'è un lapsus, il chitarrista... vabbè, oggi sono io, come si chiama quello? Poi ci verrà in mente. Stessa cosa, stesso problema, ha fatto un bel pezzo 20 anni fa, quando è ritornato a Sanremo ha riportato un pezzo simile, perché però, un po' per scaramanzia, un po' Enrico, per paura. Per la prima volta, un teramano, no, tu che sei salito sul podio di Sanremo urlando Forza Teramo, no? In tempi non sospetti, poi adesso il Teramo sta andando in Serie B, un teramano vince Sanremo, no, Ginoble. Gli si dice pure male, allora. No, ma perché male? Ma dire male è un discorso, esprimere una propria idea su un progetto artistico è un'altra cosa. Anzi, non l'ho detto così male, proprio mi sono tenuto un terzo in meno. Perché il terzo abruzzese, diciamo che l'ho salvato, e invece gli altri due poi non sono abruzzesi, quindi chi se ne importa. Però il discorso è che, secondo me, tra l'altro, Ginoble è dei tre l'artista, il cantante con maggiori potenzialità. Sono sicuro che se lui dovesse ipoteticamente lasciare questo progetto a breve, avrebbe una grandissima carriera da solista davanti. È la voce migliore, secondo te? Secondo me sì, è quella che riesce, perché poi parliamoci chiaro, non sono cantanti lirici, perché appunto uno volendo fare la prova del 9, basta che... Gli metti a cantare la Ida. Andiamo al teatro, facciamo l'orchestra, fai la Ida e ti rendi conto che ovviamente non è... è una tecnica discografica, quella di... far sentire un suono che si assomiglia al lirico, che innatamente proprio manda in estasi qualsiasi italiano, proprio in maniera compulsiva. È chiaro che tra Placido Domingo, con tutto il rispetto, è uno dei tre del volo, un po' di differenza. Certo, cioè, no? Ma quello è ovvio, ma io non credo che neanche loro vogliano far credere di essere a certi livelli. Da parte no, di questi assolutamente, ragazzi, io dico solo che... la cosa è semplicissima, uno fa un progetto artistico, e quindi vengono fuori dei risultati. Quando uno fa un progetto, diciamo, industriale, un progetto che... commerciale. Commerciale, chiamiamolo così per semplificare, allora non ci si deve manco preoccupare delle critiche, ecco, perché se uno fa un progetto proprio per, diciamo, per incassare, quindi fa un'indagine di mercato e vede che all'estero la gente, il grande mercato mondiale della roba italiana, gli piace solo una cosa che è un retaggio del nostro passato. Beh, e quindi dopo un po' ci dà pure un po' fastidio essere rappresentati in Italia. La musica leggera italiana, intesa come musica leggera quella che intendiamo noi, all'estero attecchisce poco. Pochissimo. La musica lirica invece, che certo, la musica che ha fatto la storia in Italia, beh, attecchisce molto di più. Certo, questo è poco ma sicuro. E questo magari è un... Punto, ma ti dico, non c'è proprio da preoccuparsi per le critiche, perché il progetto è funzionale, cioè è un progetto che è andato in porto, quindi bisogna solo festeggiare. Ecco, io poi ho avuto anche modo di confrontarmi con il padre, con Ercole Ginoble, che se la prese per le mie critiche, e gli dissi,
parte del fatto mi ha fatto piacere da un lato, perché pure Michelangeli si arrabbiava molto per le critiche. Arturo Benedetti Michelangeli sembrava un uomo super partes. In realtà, se uno gli faceva una critica negativa, si imbestialiva, tant'è che diede una volta un pugno a un critico e gli fece perdere la vista. E quella causa se la portò dietro per tutta la vita. Quindi lui si è scaldato perché giustamente difendeva il suo progetto, ma io semplicemente gli ho detto, quando avete deciso di fare questo progetto, avete pensato più all'aspetto del business o all'aspetto culturale? E lui ha dovuto accettare, ammettere che di fatto era una questione di Senti, business. E quindi è andata benissimo, gli ho mettiamo da detto. parte il volo adesso. Assolutamente. E quindi il tuo Comunque, modo, quello che volevo il tuo dire io, pensiero il è questo. volo, secondo me, deve volare alto, più alto. E Ci vogliono secondo te, pezzi Ginoble originali. da solista? Ginoble, secondo me, se lascia il volo domani mattina, c'ha chance per fare il grande solista. A proposito, lanciamo anche quella che è un po' quella che sarà una nostra produzione che spero riusciremo a realizzare perché dipende da te, no? Noi abbiamo intenzione di raccontare la storia della Prima Guerra Mondiale in uno speciale Acropolis con le musiche di quel periodo, e a proposito poi parleremo di una delle canzoni più famose del mondo che quest'anno compie 100 anni, con un coro degli Alpini, un trio che suona e alcuni pezzi da solista fatti da Enrico Melozzi con il Io sono violoncello. felicissimo Se di fare riesco questo a fare una progetto con cosa te. del genere. Ti dico subito per qual è il motivo per cui sono entusiasta di fare questo progetto qua. Perché la televisione locale, intesa sempre come un posto dove bene o male si fanno le notizie di cronaca così, non vengono, ma una volta si facevano, non vengono più fatte le cosiddette produzioni. Quella che invece tu mi hai proposto è una vera produzione, come in una TV nazionale. Cosa significa? Che tu stai dando l'opportunità al pubblico della nostra regione di confrontarsi con un progetto originale, nato apposta, che è ideato, fatto con le persone del posto, ma che però ha un respiro di carattere mondiale. E anche fare una riflessione su quelli che sono stati gli avvenimenti della guerra mondiale che noi crediamo di ricordare, perché ci hanno fatto studiare a scuola così, però in realtà non basta mai insistere sulla storia del nostro paese, non basta mai, Anche bisogna perché continuare tutti i quest'anno, giorni. il 24 maggio del 2015, saranno 100 anni dall'entrata in guerra Certo. dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. E il trio, vogliamo dire quale sarà Sì, il il trio trio che. 99, un trio aquilano, un trio che ha vissuto anche fortemente e pesantemente le Ed tragedie è del terremoto. emblematica la presenza di tre Sì, aquilani i in Tre questa Aquilani, lista. tra l'altro molto 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 bravi, perché sono tra quei pochi musicisti che poi si dedicano alla musica nostra, della nostra radice, ma sanno improvvisare, sanno leggere, conoscono la musica, sono musicisti completi che però hanno fatto la scelta di dedicarsi alle nostre radici, cosa che qua da noi era sempre vista come una cosa brutta. Ma che fa? Ti mette a fare lo saltarello? Ma quella è una cosa brutta, è una Come cosa un cafona, minus. come un minus. E invece noi non ci siamo resi conto, io questo l'ho capito solo andando in Salento a lavorare 2 anni per la Notte della Taranta, dove ho suonato per 2 anni al concertone finale. Lì ho visto invece qual è il vero valore delle nostre radici. Loro l'hanno saputo sfruttare facendo un lobbying di carattere politico per lanciare questo progetto della Taranta, e hanno fatto il boom a livello mondiale. Io sono andato in tournée poi con quest'orchestra. Bene, allora io Ma abbiamo fatto le date a intanto New Melozzi entra York. nell'inquadratura, vabbè, ma Melozzi è difficile da Salita contenere. naturale. Allora, io vi invito a seguire questa trasmissione quando la faremo e la realizzeremo, spero per il mese di maggio, solo per ascoltare Enrico Melozzi che al violoncello suonerà Osurdato Namorato, Esatto, che magari. quest'anno compie 100 anni perché fu scritta e musicata nel 1915 in piena guerra Che poi è mondiale. un pezzo che non ti fa pensare ai dolori, è veramente è come se fosse il negativo. Cioè, una persona che in quel momento magari sta vivendo la tragedia della guerra, scrive il pezzo più allegro e più spensierato, perché le parole sì, hanno un peso, ma la musica è gioiosissima. È come se in quel momento questi momenti drammatici che vivevano le persone, sia nel fronte, sia Io nelle non so se città, riusciamo a metterla in sottofondo, è una perché canzone è una canzone liberatoria, simbolo, è è la una canzone canzone che è come se simbolo, no? fosse un anestetico. In quel momento del tanto dolore, le tante sofferenze, ci voleva, e la musica, quella musica, come tante, soprattutto poi Napoli,
ha fatto della musica la propria arma per difendersi dalle disgrazie di quella terra così sempre martoriata da invasioni, guerre, divisioni, eccetera. I napoletani in questo hanno fatto la scuola. Ecco perché io insisto. E io sempre... penso che due siano le canzoni simbolo dell'Italia all'estero. O Sole Mio, Sole Mio, che certo. Una volta addirittura negli Stati Uniti la eseguirono come inno nazionale, certo. E O Surdato Innamorato. Poi ce ne abbiamo tante altre, però questa... la tradizione napoletana di fatto nel mondo è conosciutissima e noi per questo, io mi arrabbio spesso perché noi abruzzesi maltrattiamo la musica, soprattutto l'Abruzzo Nord, e proprio faceva parte del regno, siamo il regno dei Borboni, quindi deriviamo proprio da quella cultura lì e ce la siamo dimenticata. L'abbiamo... Ecco. Sentiamola. A te il volo con vola. Niente voglia, niente spera, cadenetta sempre a fianco a me. Poi tutti si sono esibiti nel cantare questa canzone, anche i più grandi cantanti, da Caruso. È un capolavoro. A volte capitano, escono delle canzoni in un attimo. Come lo giudichi tu questo ritornello, da un punto di vista musicista? Da un punto di vista sintetico, proprio una sintesi di tutte le emozioni più belle, i colori più belli che c'ha il popolo italiano. E chi ha scritto questo è Ruggero. Guarda, vengono fuori delle cose, ogni tanto vengono fuori delle cose che poi rimangono immortali. In un secondo, in un minuto, un compositore traccia una linea, come Mozart per esempio scriveva, senza manco guardare quello che scriveva, in 3 secondi veniva fuori il flauto magico. Quello è poi rimasto. Senta, 300 senti, anni. Ci chiamo del tuo. Primi in classifica. Cioè, primi in classifica oggi. Non ci sta il Volo, Mengoni, Noemi, i nostri amici Rocco Hunt. Ci stanno Mozart, Beethoven, Bach. E sono quelli che hanno venduto più dischi di tutti. Io ci metterei Verdi perché Verdi, il mio cuore è verdiano. Puccini. Anche se si è riconosciuto universalmente come il più grande compositore di opere Richard Wagner, io sono verdiano. Io pure, guarda, allora, io sono pucciniano, come se trattavo di tutto, tra Verdi e Puccini può proprio pucciniano non può essere verdiano. Verdiano, però Wagner no, perché io ho avuto modo di suonare diverse volte Wagner in orchestra, quando suonavo in orchestra, e ho avuto i colpi di sonno da musicista. Quindi figurati chi sta seduto a guardare, in quel momento entra proprio in catalessi, cioè è una forma di sonnifero. Giustissimo. I tuoi progetti attuali, i tuoi progetti musicali attuali, quali sono? Guarda, che stai curando anche un paio di situazioni. Esatto, in questa fase proprio specifica della mia vita ho deciso di dedicarmi alla produzione di altri artisti. Io lo faccio alternando cose mie e cose di altri. Questa è la fase in cui mi sto dedicando agli altri, perché io dico sempre che la produzione artistica, la direzione artistica di altri artisti, per me è come una prolunga delle mie braccia, delle mie idee, dei miei istinti. Cioè produrre un altro artista mi fa proprio immedesimare in un altro artista, è come se le mie capacità aumentassero grazie alla capacità. Hai un profilo babilonese, se guardassi sì. Ancora di più la così sì, ecco. La telecamera forse sarebbe meglio. Dritto? Sì, ah, allora, okay, quella è tua. Quella perfetto, è. Allora, scusa, perché è talmente bello Giovannozzi. No, che io, non diciamo fesserie, dai. Allora, quindi questa è la fase dell'anno in cui mi sto dedicando a produrre altri artisti, in particolar modo abruzzesi, e uno è Danilo Di Paolo Nicola, che è un grandissimo organettista, fisarmonicista, tra i più grandi in assoluto del mondo, ce l'abbiamo a Teramo, guarda caso. E stiamo facendo un disco veramente di stampo internazionale con grandissimi artisti, c'è il batterista di Pino Daniele, Vasco Rode, Le Melotti, uno dei più grandi batteristi viventi, Paolo Costa, Livio Gianola e poi tantissimi altri ospiti per questo album veramente incredibile, dove portiamo la tradizione nostra, la stiamo traducendo affinché possa essere capita e intellegibile anche fuori dalla nostra terra. E poi stiamo lavorando sempre con la mia etichetta discografica che si chiama Cynic Records, che sta a Roma, a un altro artista abruzzese che si chiama Alessandro Nosenzo, che il disco sta proprio per uscire, già è pronto e stiamo aspettando il momento buono per farlo uscire, e forse il momento buono arriva anche grazie, spero, agli abruzzesi, perché bisogna votare. Sì. Perché, non so se abbiamo delle immagini. Perché Nosenzo è stato selezionato tra i 600 che volevano andare a suonare al primo maggio, il grande concerto di Roma del primo maggio, sì. È rientrato tra ecco i primi. Questo? Ecco qua, sì, è rientrato tra i primi 120
E adesso attualmente, grazie ai voti che sta ricevendo soprattutto dall'Abruzzo, è dodicesimo. Di dov'è questo ragazzo? È di Pescara, ha sposato una giapponese e quindi è nato il primo esempio di nippo pescarese. Scusa, questo video nel dove mondo. È stato? Questo video è stato girato, se avete visto nelle prime immagini, sono proprio girate sulla spiaggia del Cerrano. Sì, infatti proprio per qui questo è Abruzzo. E qui siamo invece nelle colline abruzzesi. Abruzzesi tra Montesilvano e Pescara. Le colline mi la bellezza, e questo è un video che si intitola Io vengo dal sud, la canzone, e fa capire le nostre tradizioni, e la nostra proiezione verso il futuro, che noi veniamo dal sud, ma da dove cavolo ce ne vogliamo andare? È questo, e questo è un po' la spiegazione. Quindi No Senso in questo momento si trova dodicesimo in classifica su 600 cantanti, cantautori e gruppi di tutta Italia, e quindi io chiedo a tutti gli abruzzesi veramente di andare sul sito del primo maggio, cercare No Senso, questo ragazzo qui, si scrive proprio No Senso, no non senso, No Senso, e votatelo cliccando con bisogna essere iscritti a Facebook. Perché potrebbe finire perché sul potrebbe palco. Finire, anzi dovrebbe in dovrebbe realtà, perché finire. il nostro talento abruzzese, No Senso, merita veramente di andare su quel palco. Sul palco. Però del, se gli abruzzesi gli danno una mano, perché poi questa cosa sarà una parte con i voti del pubblico e poi c'è una giuria di qualità, si farà una media. Su quello siamo tranquilli. Abbiamo esaurito ma sui il voti tempo, del pubblico. Abbiamo esaurito il tempo, ma io ti tengo ancora qualche minuto. I tuoi rapporti con Maurizio Brucchi, il sindaco di Teramo, col quale ha avuto polemiche infinite durante il primo mandato? Sì, beh, vabbè, adesso diciamo che... Avete fatto pace? No, non è che abbiamo fatto pace, cioè abbiamo dovuto... Ti sei tolto l'occhiale? Sì, perché questo adesso l'argomento si fa... No, non è che abbiamo fatto pace, non abbiamo manco mai litigato, però quando si sta... Lui aveva la delega alla cultura e io mi occupo di cultura, e me la dovevo prendere con lui, proprio per forza, era lui l'assessore in carica, in pectore, adesso non è più lui... E quindi te la prendi con la Luca Antoni che... No, ma veramente manco, perché proprio un attimino l'ho mollato, diciamo. Ma pensi che tornerai a suonare a Teramo? Si sono già occupate altre persone, ma... quindi non era inutile che mettessi anche ma tornerai io. Tornerai a suonare a Teramo qualche spero volta. Io lo spero se proprio. Se mi chiamano. Se mi chiamano. Vabbè, intanto ti ha chiamato TV6. Allora, ecco, TV6 io lo faccio proprio volentieri, proprio dietro una questione culturale, storica, e quindi la mia partecipazione c'è sempre. Mi farebbe piacere fare a Teramo, che facessero, anche senza la mia presenza, perché visto che le fanno in tutto il mondo, le mie opere, se seguissero una mia opera a Teramo. Pinocchio, che insomma va da solo quello, io non manco me lo dicono, lo fanno così. Lo fanno, e quindi magari se lo vogliamo fare pure a Teramo, io sono contentissimo di andare a vedere la prima, o di dirigere la prima. Tu piacere. Hai fatto Sanremo nel 2012, e 14. Nel 2014, nel 2016? Spero. Se sono da se chi ci dipende, sono da se... Noemi da... ma dipende da tanti fattori, dipende sicuramente da come vanno le produzioni, perché non tutti gli artisti, cioè Sanremo è una grandissima vetrina e serve per promuovere la musica, per promuovere l'industria musicale, quindi bisogna partire da questo concetto. Quando uno ha un prodotto ed è pronto ed è, si trova con i tempi, perché è un incastro abbastanza particolare, non è che la gente lo fa apposta, a volte non viene il disco. Tu lo cerchi, lo vuoi e non esce. Quando ti trovi che c'è un disco pronto a fine anno, è il momento buono per andare a Sanremo. L'artista sì. Se Noemi dovesse essere pronta a ottobre, l'artista sicuramente... si distingue per questo, non che perché è magari una macchina o una catena di montaggio. No? Certo, l'artista non può prevedere la propria produttività. Bene, però grazie. Se lei è contenta, io torno con lei, sicuramente. Grazie Enrico Melozzi. Grazie a te Alfredo. Grazie e speriamo di rivederlo presto. Facciamo insieme? Che cosa? Così. Forza Teramo perché sta andando in Serie B. Mo ci vuole. Mo veramente, Teramani, ve lo dico, cioè, approfittiamo di questo momento. Tutti compatti, uniti, perché secondo me questo presidente poi è bravissimo. Devo Siamo dire un passo che alla storia. Mi sta veramente simpatico. È una persona, si vede di cuore, che ama la città. I tifosi mi sembra che lo stiano apprezzando, la squadra è veramente una squadra, io non mi occupo di calcio e non capisco niente di pallone, però vedo che c'è un'emozione comune che sta anche sbloccando un po' le economie, forse, no? La gente va allo stadio, prima facevamo 200 paganti, ora se ne fanno 2000. No, se ne fanno quasi 4000. 4000, quindi si muove l'economia, veramente, preghiamo perché il Teramo ce la faccia e che si conquisti un sogno che... noi non abbiamo mai realizzato, che siamo no. fermati al massimo alla C1. 102 anni di storia.
mai realizzato. 102 anni, la storia, 100 anni, la guerra mondiale, 100 e stiamo più grandi numeri. Osurdato innamorato. Grazie Enrico Melozzi. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito. Arrivederci.